In un video precedente ho già parlato di bias finanziari e dell'importanza della finanza comportamentale per andare a investire e avere successo. Ti lascio il link del video e ti invito ad andare a vederlo per capire di che cosa sto parlando. Ciao, io sono Michele Masiero, consulente finanziario autonomo per Atene SCF ed oggi voglio parlarti nuovamente dell'importanza della finanza comportamentale e del mindset per andare ad investire nei mercati finanziari. Molte volte quando si va ad investire si guardano solo i dati tecnici e le previsioni e si sottovaluta l'importanza e l'impatto che ha la nostra emotività quando si prende una decisione negli investimenti. Ho già parlato nel precedente video di cui ti parlavo prima di alcuni bias comportamentali nella finanza ed oggi voglio parlarti di altri tre bias che sono molto importanti. Infatti è bene conoscerli e anche riconoscerli per capire quando si sta cascando nel tranello della nostra mente. Questi bias in alcune situazioni potrebbero fare davvero la differenza per il successo o l'insuccesso dei tuoi investimenti. Il primo bias di cui ti voglio parlare oggi riguarda il bias di overconfidence. Questo bias è molto infido perché tende a sottovalutare il rischio e a sovrastimare la nostra capacità di valutazione negli investimenti. Questo accade quando l'investitore è troppo fiducioso delle proprie capacità di valutazione e di stima dei mercati finanziari e delle prospettive future. Inoltre, tenderà a sovrastimare andando a comprare degli strumenti che secondo lui sono i migliori. Ad esempio, un investitore potrebbe sentirsi sicuro di andare ad investire un'azione solamente su valutazioni personali, senza tenere in considerazione l'analisi fondamentale dell'azienda. Tutto questo ovviamente porta a prendere decisioni avventate e rischiose e una sottovalutazione del rischio. Inoltre, questo bias può portare a continuare a prendere decisioni sbagliate perché non si prende in considerazione un'altra fonte di informazioni, ma si continua a investire secondo le proprie convinzioni personali. Il secondo bias di cui ti voglio parlare si chiama bias di speranza. Con questo bias si tende a sottovalutare i rischi e a sovrastimare i possibili guadagni. Questo accade ad esempio quando un investitore continua a tenere un'azione che sta scendendo di prezzo nella speranza che questo salga e prenda valore, andando poi a recuperare o la perdita o addirittura pensando di guadagnare. Se un investitore acquista un'azione a 50 dollari e questa continua a scendere, arrivando magari a un prezzo di 40 dollari, per dei motivi fondati, come ad esempio dei grossi problemi aziendali oppure dei grossi problemi nel settore, questo seguirà la tendenza di mantenere l'azione nella speranza che il prezzo torni a 50 dollari. È proprio qui che entra in gioco la speranza, perché infatti questo tipo di investimento si basa sulla speranza che il prezzo torni a salire, nonostante tutti i dati fondamentali e macroeconomici possano dire esattamente l'opposto. Infatti, in questo caso l'investitore non è in grado di fare una valutazione fondamentale e macroeconomica, ma baserà il proprio investimento sulla speranza e quindi non su una valutazione razionale, ma su una valutazione emotiva. Anche qui, se l'investitore non è in grado di riconoscere questo tipo di bias, potrebbe correre il rischio di protrarre l'errore nel tempo, andando a reinvestire sempre con la stessa modalità. Se il video ti sta piacendo e lo stai trovando utile, ti invito a iscriverti al canale e lasciare un like. Il terzo bias di cui ti voglio parlare si chiama bias di framing. Con questo bias c'è la tendenza ad essere influenzati dal modo in cui vengono esposte le informazioni. In questo caso la tendenza è quella di andare a prendere decisioni finanziarie e sugli investimenti dal modo in cui le informazioni vengono esposte, oppure dal contesto in cui ci si trova nel momento in cui si va ad investire. Per capire meglio il concetto, questo avviene quando l'investitore interpreta le informazioni in base a come vengono esposte o dal contesto in cui si trova e come vengono presentate. Ad esempio, questo succede quando un investitore prende una decisione di investire su un'azione quando gli viene presentata come un'opportunità piuttosto che un rischio. Di contro, un investitore che è colpito da questo bias tenderà a disinvestire in quell'azione solamente perché gli viene presentata come un rischio piuttosto che un'opportunità. Per riportarlo ai giorni nostri, un investitore influenzato dal periodo che stiamo vivendo e dalle informazioni negative sui vari mercati potrebbe essere influenzato a vendere o comunque a non acquistare quando magari invece si potrebbe trovare in un'occasione di acquisto ad un prezzo scontato. Questo bias non permette di prendere decisioni finanziarie in maniera obiettiva e può portarti a dei grossi errori e a far perdere
delle grosse opportunità. Se hai riconosciuto uno di questi bias e vuoi evitare in futuro di cadere in trappola, ti ricordo che hai la possibilità di fare un check del tuo portafoglio e della tua situazione finanziaria. Ti basterà cliccare sul link in descrizione e ti verrà fissata una call dove andremo ad analizzare la tua situazione punto per punto, andremo a vedere insieme quali costi stai sostenendo, capire i tuoi obiettivi di vita e iniziare un percorso di investimenti indipendente senza conflitto di interesse. Se il video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un like. E noi ci vediamo al prossimo video.